Dicono che bestia era. No, 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 nemmeno ho capito. Perché non l'ha scoperta quella bestia lì, cosa lì era. Oh. Barba Jefferson ha detto che ha spuntato lì, dalla sotto la valle di sotto, e sentiva da lì a gridare. C'era Pietro. Ah, mica te cosa che me, che cosa mi cosma. L'ho sentito anche lì. Non trovava spiegazioni. Diceva, non ci andava a vedere. Ah, non ci andava a vedere, perché era di quella cosa lei che me ne la cosma io. FIFA da matti, insomma. Ma poi la sera vigilate, cioè passavate la sera in casa di uno, in casa dell'altro, per cui diciamo. E alla sera non c'era la televisione. No, no, andavamo in casa di una donna vecchia. E non erano solo in casa di uno, in casa dell'altro. Raccontavano i proverbi. Ah, i proverbi? Cioè. Ma a sera siamo andate. E raccontavano delle cose come. Siamo andate in casa della. Dalla Larzotto. C'era la Mai, tua cugina. C'era la Rita. La conosce la Rita? No. No, non credo. No, no. Okay. È sempre di Roma, in una casa. E la Adelina, eravamo lì. La Mai faceva i versi a tutti. Ma guardi, si faceva tanto ridere, sento ridere con la Maia, perché lei faceva il verso a tutti e a tutti. Altro che cinema. Per cui tutte le sere c'era uno spettacolo diverso. Sì, perché tutte le sere andavamo lì perché lei, la Rosotto andava a dormire. E la Maia raccontava le storie. Faceva il verso. Si metteva sulla cappellina. Faceva il verso a uno che era sposato in riviera, sembrava tutta la cappellina, parlesse, quanto mi caspava, ma pigiò questa cappellina, se la mettesse a testa. Quanto mi caspava. L'inverno era lungo, per cui non so. Era lungo l'inverno. E in tempo di guerra non andavano mica giù a Milano a fare le donne di servizio, no? Perché era il tempo di guerra. No. Allora all'inverno erano a casa. No. Come dire, no? Quelle dalla costa di là, di Cenciarate, venivano a mascherati, no? Facevano le mascherate, a piedi, né? Il carnevale. Facevano la cesta, cercavano le uova. Ah, facevano la questua, C'erano delle scene, spettacoli, insomma. Sì. Giovanotti, grandi, grossi, giovani, grossi. E noi eravamo lì, se vivo. Qui c'era uno, aveva la fisarmonica, ero già sposato, ero già qua. Uno era la fisarmonica, l'altro? Chitarra. A chitarra. Ma quanto ride che ci facevano. Erano in giro a fare carnevale, no? Quanto ride. Erano due ragazzi come noi. Allora noi eravamo già sposati invece quelli lì. Ma uno non si fa sposato. Ah, quanto ride. Quindi non rimpiangevate la televisione o la radio? Cioè, c'avevate. La radio c'era perché? C'era. Sì. Dopo la guerra. No, ma mi dico quando sono venuti anche lì la radio, ah, perché
suo fratello l'aveva gratis, no? Perché essendo cieco aveva, non pagava la, il canone. Non pagava niente, era gratuito. Poi dopo no, dopo quando si è sposato hanno dovuto, non lo avevano più. Ma prima aveva la galena, che è un filo di nastri di ferro, ha ricordato una pianta qui, la galena con le cuffie si sentiva fino a qui. E poi ballavano sempre di sotto nel granaio e sotto il portico lì, ballare tutte la Pasqua, Carnevale. E c'era mio fratello con gli cicchi che sono andato a Fisarmonica e tutte le domeniche si ballava. È una vita allegra. Sì. C'era uno che poi parlavano nel Gugio che ti dicono sotto Ruaiola Nuovo, venire giù, c'erano tutte le case, le cantine, no? Le casette dove c'erano le cantine. Era piccolino, però zio Stinolo diceva, ah sì, mettei un piede da mezza mattonella. C'era uno vecchio, anziano, non vecchio. E ci faceva ballare perché noi eravamo bambine, era Gioacchino, no? Quanto ballare. La nonna ci mandava a ballare, ci lasciava andare perché poi dovevamo guardare con chi veniva a casa a Barbastinolo. C'era Gustè, lui sapeva sempre tutto. Ma noi, ma poi dopo siamo diventate grandi, allora venivano i nostri voluti e loro non guardavano più Barbastinolo, allora brontolavo, non ci lasciavano più andare. Ma Gosteo lui diceva tutto, Gosteo sapeva tutto. Non te lo ricordi mica questo? Mi ricordo le sue mani, che erano delle mani che sono, non erano ma lui era sempre in giro, era sempre a dare mascià, legno, terra, lavorava sempre. Erano degli strumenti di lavoro proprio, sì. Degli attrezzi, erano degli attrezzi. Lui passava qua. Aveva sempre o una seppetta così di legno sotto la sella o un tronco di spalla, né? Lui quando non passava a casa senza niente non andava mai. Ma il passaggio da Rovaiolo Vecchio a Rovaiolo Nuovo ha avvantaggiato qualcuno o ha peggiorato la situazione? Mio papà c'è stato poco lì, ci sono andato un po'. Eh sì, si erano messi bene. Sulla comodità. Sulla comodità, ma però se avevano bisogno. Tanti si hanno fatto come Gustè ha fatto la stalla. Gustè e basta. Si era fatta in show. Perché avevo. Un anno. Il problema era che facendo il rovaiolo nuovo le terre erano ancora tutte lassù, per cui sì, dovevano spostarsi. I boschi da legna, le mucche non so, hanno tenuto qualche duna, la tenevano, ma mio papà l'aveva messa lì nelle Bessagne, nella casetta lì di Gianni di Borè. Era lì dentro, aveva una mucca. Mi doveva andare in affitto per avere la comodità della stalla. Sì. Poi facevano venire di qua quando sulla teleferica, piena. Indicavano sui carichi e poi
e il carro pure facevano venire di qua. Perché dicevano che doveva franare, ma è ancora più. È franato. Però non è che è franato. Sono cadute le case, ma non lo sono cadute perché. Non è la frana che la portate. Perché sono state abbandonate. Abbandonate e lasciate. Mentre è franato parte del nuovo. Cristo, adesso va giù. Quello lì sì che franano. Le case di Romagnolo nuovo. E quindi è stata una scelta infelice il posto. Ci sono 4-5 famiglie, 4-5 case che sono vuote. Sì. Una è tutta messa con delle putrelle per tenerle in piedi, l'altra sono vuote. Sì. Ci sono 4-5 vuote. Per forza. Lo vendono a fittare, ma non si trova. Insomma, c'è nessuno che compra qui. Prima, anche quella lì della. La figlia di Gustè ha ereditato quella casa lì, prima della trattoria lì sotto. Era una bella casetta, eh. Sì. Ma qualche che aspettano va giù, perché non ci abitano. Ma prima volevano tanto, adesso si sono abbassati, ma non c'è più nessuno da prima. E sì, qua il destino è un po' tragico, perché la zona è deserta, è in mano ai cacciatori, ai pescatori e basta. Sì. Cioè, ma sento che avete dei vicini di casa qua, qualcuno c'è ancora. E poi ho comprato una casetta lì, qui c'è 2 milanesi. Qualcuno c'è ancora, sì. E staranno questa settimana poi. Villeggianti. Qui noi siamo a casa noi due soli. Una. Tutto il giorno soli. Non c'è più nessuno, quanto devo lavorare. Se succede che abbiamo bisogno. Sarà.